Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi si ricomincia tutto dal capo perché siamo con il Bayern Monaco. A fare la carriera allenatore, perché la carriera allenatore di prima stava andando. Non abbiamo fatto già 3 anni, quindi abbiamo finito anche male. Scusate se non vi ho detto se che potevamo, era la fine della stagione. Comunque adesso rifacciamo video tutto dal primo all'ultima cosa, e sarà come l'altra, però inizieremo con una squadra più forte, giustamente, perché cioè dalle squadre scarse non riesco a iniziare. Quindi magari se tipo perderemo tante volte ci saranno sicuramente e andremo in una squadra scarsa, però quello è capitato. Ma iniziamo già subito con una squadra forte e magari ci sposteremo in un'altra squadra. Adesso abbiamo questa formazione che non mi dispiace assolutamente. Abbiamo un Lewandowski qua, un Müller. Iniziamo dal portiere. Allora abbiamo Neuer, Boateng, Alaba. Perché la mia porta si muove? Davis, Pavard, Kimmich, Thiago Alcantara, Goretzka, che mi piace un botto come giocatore, Müller, come ho detto prima, Lewandowski e Gnabry. Ok, poi ci abbiamo questi, ci abbiamo anche Coutinho, ce la sistemeremo un po', tipo un po' così, un po' così, perché su lei è un buon difensore, non so perché. Stavo dicendo il Tottenham, il Bayern Monaco non lo mette, però è un buon difensore. Staremo anche con stagione Arp, perché è un buon attaccante, cioè giovane, 67 anni. Sì, che cazzo, 67 anni, va bene. Faremo una partita, penso 221 milioni, quindi a posto. E mi vorrei mettere qualche attaccante. Non ho deciso, non so niente chi prende, quindi faremo così. Così. Anzi, punterei su un Paolo Dybala. Punterei su un Paolo Dybala perché è molto giovane, sa quello che deve fare, e lo metterò. E un Alanda, chiamatelo come volete. Com'è che si scrive? Alanda. Anche Avers, già tanto che ci siamo, anche Avers lo mettiamo, perché lo volevo già, questo l'avevo deciso quando stavo vedendo la formazione. Allora facciamo una cosa, allora, Bundesliga, Bayern, c'è Dortmund. $42 milioni la clausola. Voglio sapere se si può acquistare. Sì, ok, si può acquistare. E abbiamo questi 3 giocatori che prenderemo. Proveremo a prendere. Iniziamo a prendere.
Iniziamo su Averso, perché è quello che mi interessa di più. No, ho iniziato a tenere col club perché costa troppo se non iniziavo a tenere col club. Allora, 28 milioni, te lo posso offrire. Anzi, ti posso anche dare. Un Martinez. Vediamo l'oro. Difensore centrale. Ce ne abbiamo. Io ti offrirei. Non è Hernandez, ma Boateng. Offerta per il cartellino 78 milioni. Giustamente, non accettiamo noi. Abbassiamo un po' il prezzo a 58. No, 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 no. Allora, a 65. Ok. Buono, buono, buono che abbiamo Averso. Buono, buono che praticamente ce l'abbiamo. Perché adesso basta contrattare con i giocatori. Per me è cruciale Averso. Quindi ce lo portiamo a casa. 5 anni perché molto giovane. Vi dico che andrà massimo, non so quanto massimo, ma potrà andare più di 91, penso, cioè da quello che so sempre. No, comunque no, no, stavo facendo termino. Ok, facciamo così, vediamo se accetta. Ok, va bene, ce la siamo portati a casa il primo giocatore. Che mettiamo al posto di Arp Tolisso, lo potremmo vendere, però mi piace come giocatore Tolisso. Mi piace tanto come giocatore. Vediamo anche questo. Ok, piacere, piacere. Vabbè, adesso andiamo con Manchester City. Perché è una bella squadra, è Manchester City da iniziare a battere. No, no, no. Quella originale. Ok, questa è la formazione. Ci portiamo anche dei giovani appresso. Anzi, anzi. Ok, facciamo così. E facciamo. No, va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, ok. Andiamo in partita. Let's go. La mi piace. Ho appena detto mi piace. Mi piace come giocatore. Perché è velocissimo. Raga, è L'orata velocissimo. ideale per assistere a una partita di calcio, questo dovrebbe favorire lo spettacolo. Un saluto agli amici all'ascolto, da Piero Gipardo con me come sempre Stefano Nava. Si Proviamo a gioca non per il primo match perdere. della fase a gironi di questo torneo precampionato. Protagonista del Iniziamo. match Bayern e Manchester City. È la loro prima partita, vediamo se ingranneranno subito. Lo scopo di questi tornei è proprio quello di testare le condizioni della rosa e permettere agli allenatori di provare nuovi giocatori, nuovi schemi in vista dell'inizio della stagione ufficiale. Buona l'idea qui, sale Walker, un grande recupero in area. Questa
essere scelte del tecnico per la sfida di oggi. In porta c'è Manuel Neuer. Alaba a comporre la linea difensiva alla verticale, attenzione. Ottima posizione. 1-0. Ecco il primo gol della gara. Onesto. Onesto. Ha battuto il portiere al termine di una bella azione, molto bella. Gli spazi sa essere devastante. Dovevano chiuderlo prima. Resta comunque la bellezza e lo spessore di questo gesto. Onesto, raga, ho messo la telecronaca perché se io di solito non parlo perché mi voglio concentrare. Occhio al traversone. E quindi quindi così avete qualcosa in sottofondo. Adesso Bernardo Silva. Adesso l'abbasserò perché sennò sottofondo un cacchio. Audio. Vuoi mettere con 3. No. Tiago, cioè Tiago Alcantara è lentissimo. Una volta era molto più. No, 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 no. Agüero ci purga in continuazione. Cioè, ci purgerà in continuazione. Da tutte le parti in cui lo troverò. Possono ripartire in contropiede. Anche se in squadra con noi. Comunque. No, vabbè. No. Per un attimo ci ho creduto perché non si stavano fermando i calciatori. E quindi per un attimo ci ho creduto. Vabbè, farò una partita e magari proverò a comprare un altro giocatore. E poi basta. No. No. Non ci credo.
Non ci credo. Anzi, raga, mi sa che faccio questa partita e chiudiamo con l'episodio. Ma se questo episodio arriva, se questo sì, arriva a 5 mi piace, porterò subitissimo il secondo episodio. Forse non sto portando tantissimo Fortnite, però sto facendo molti video e quindi non so, ditemi voi cosa fare, se fare tipo challenge magari. Intanto segniamo, Gnabry doveva fare sto gol perché ha fatto prima il gol, ma è fuori gioco. Poi il pallonetto sulla linea l'ha salvata. Chi è che è il portiere del Manchester City? Vabbè, il portiere del Manchester City non mi viene in mente adesso. Almeno la terza è quella buona. Facciamo un po' di cambi perché si possono fare infiniti quei cambi. Allora, cambiamo Goretzka perché ha giocato malissimo, cioè non si è visto per tutta la partita. Cambiamo, ma abbiamo messo Arp. Ah sì, cambiamo Coutinho mettiamo Roman Hernandez. Intonazione di mia sorella. Ok. Adesso, vabbè, comunque sì, questa è la formazione. Vediamo facciamo così, facciamo questo pure. Vabbè, facciamo così. Ok, tanto Lewandowski so come se fa challenge. Magari scopro dei nuovi cose. Inizia il secondo tempo di questa partita della prima fase del girone dell'Asia nell'Elite Cup. Vediamo come ripartono le due squadre. Ok, riniziamo. Fuori gioco, fuori gioco. Ho già trovato il centrocampista, raga. Averts, subito. Il debutto. Il debutto. No, raga, secondo me stasera
Mamma mia, bellissimo. Entra bella più bella. Perdono palla banalmente. Occhio al Kun Agüero. Rodrigo. De Bruyne. Sané. È uno specialista di questi inserimenti alle palle del difensore. Se confermata nelle prossime ore la notizia sarebbe davvero eclatante. Raga, facciamo 3 mi piace. 3 mi piace e ve lo porto subito. Incredibile, il portiere se ne va, vuole fare tutto da solo. Con i piedi sulle becca, Poi bravo, bravo. Consigliatemi chi posso comprare, perché non siamo neanche messi così male, però magari consigliatemi così almeno. Chi ha segnato? Coman! È un gol che mette il punto esclamativo. 4-1. Ma il Monaco sempre più forte. Cos'è? Cos'è? Dai Lewandowski. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Bravo Piombe. Arriva la segnalazione che ferma il giocatore tutto solo da fare. Spettacolare. Essere vincente. Giusto per me. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Palla spazzata via dal portiere. I protagonisti di una prestazione decisamente positiva, è detto il divario con gli avversari oggi. Un grande Bayern, una grande vittoria. Vantaggio troppo importante per i bavaresi per poter essere messo in discussione in questi minuti che ci sono. Guarda, vengono, guardate Neuer. Oh sì, cambiamo anche. Facciamo così. Questo video mi sa che dura un bel po'.
Perisic, facciamo così. Già Perisic, quasi mi sbaglio una cosa. Ok. Ragazzi, è finita. Se la porto a casa la prima partita è il Bayern Monaco. Contro Manchester City è 4-1, quindi. Mi sembra una bella squadra. Quindi, ragazzi, noi ci salutiamo ad un prossimo episodio. E ciao!